Io mi chiamo Mamadi. Grazie, grazie. Ho 28 anni. In Gambia ho studiato, mi sono laureato in scienze politiche. Dopodiché ho fatto giornalista per 2 anni. Mentre facevo questo lavoro mi sono stato costretto a lasciare il mio paese perché là i diritti umani non sono rispettati. Dopodiché sono attraversato il Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria e la Libia. In Libia sono stato là più o meno 1 anno e 6 mesi prima di imbarcarmi per l'Italia. In Italia sono qui da 2 anni. Prima ho vissuto a Ripolmosani quasi 1 anno e 6 mesi e adesso abito qui a Campobasso circa 4 mesi. Anche sto facendo un tirocinio formativo con associazioni dalle parti dell'ultimo. Mi sono trovato bene qui in Molise, grazie. E vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie. Allora, per chiudere e poi iniziare il film, volevo invitare Emma De Capo, l'assessore alla cultura, che voleva fare, se sbaglio, un piccolo appello su questo, e poi facciamo chiudere ad Emilio con una nota finale. Buonasera a tutti, io sarò brevissima, 5 secondi, perché voglio dirvi solo una cosa. Sappiamo che in occasione della giornata mondiale del rifugiato, che viene celebrata il 20 di giugno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che durerà fino al 19 settembre. Oltre a questa campagna di sensibilizzazione, ha lanciato anche una petizione che verrà presentata sempre il 19 settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In questa petizione si chiede che tutti i governi si attivino e collaborino per fare in modo che tutti i bambini rifugiati abbiano un'educazione e un'istruzione, tutte le famiglie rifugiate abbiano un luogo sicuro in cui vivere, tutti i rifugiati abbiano un lavoro che permetta loro un'esistenza dignitosa e permetta loro anche di dare un contributo alla comunità in cui vivono. Vi chiedo di firmare questa petizione, io l'ho già fatto. Per firmare la petizione è sufficiente collegarsi sul sito www.unhcr.it/with-refugees. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Allora, per chiudere, Emilio, sì, siamo ospiti del comune di Campobasso. Tu dici sempre che i comuni sono un presidio fondamentale proprio Sì, per io aumentare la consapevolezza, no, su questi partirei temi. proprio da questo, dal racconto che ha fatto l'operatore dello SPRAR e l'appello dell'assessore. Il lavoro che stanno facendo gli SPRAR in generale è prezioso, ma sono pochi. In questo momento ci sono in Italia quasi 130.000 rifugiati e richiedenti asilo. Nel circuito SPRAR ce ne sono po solo poco più di 23.000. Tutti gli altri sono in strutture di prima accoglienza, cioè cosiddette straordinarie, i CARA o i CAS, dove restano 1 anno, 2 anni, a non far niente. E quello è il problema. Invertiamolo questo rapporto. Facciamo in modo che le persone che arrivano qui abbiano una struttura di inserimento, non un parcheggio, non un limbo, dove non contano, dove diventano non persone. E questo possono farli i comuni. Va benissimo l'appello dell'UNHCR. Però io dico che bisogna ribaltare la piramide. Bisogna arrivare a un sistema europeo unico di accoglienza, condiviso e applicato da tutti i paesi dell'Unione Europea, e fare in modo che le persone possano arrivare a questa assistenza per vie legali, attraverso vie legali di immigrazione e, se serve, attraverso canali umanitari. Bisogna migliorare le commissioni che si occupano di queste persone per gli richiedenti asilo,
e occorre in particolare che l'Italia cambi radicalmente il suo sistema di accoglienza, che è forse il peggiore d'Europa. Noi ci vantiamo di andarli a prendere in mezzo al mare, ma poi in realtà quando arrivano qui li abbandoniamo a se stessi. Ed ecco allora che si creano condizioni di totale inumanità. Io allora dico che i comuni possono fare molto. I comuni sono lo Stato in prima linea, quelli su cui lo Stato poi scarica in realtà l'onere di risolvere questo problema, di affrontare e risolvere questo problema. Allora, che siano i comuni a dettare le linee del sistema di accoglienza. Tanto comunque con questo problema ci devono fare i conti. Allora, anziché aspettare che sia la prefettura, il ministero, quindi la prefettura, a dire tot persone le mandiamo lì e tot persone le mandiamo dall'altra parte, che siano i comuni a organizzarsi, chiedere che ci sia, che lo SPAR diventi non volontario ma obbligatorio, quote obbligatorie in ogni regione e in ogni provincia suddivise per comuni, e i comuni dicano come va affrontato il problema, come va fatta l'accoglienza, come va fatto il percorso di integrazione, e rovesciamo il rapporto, non più 23.000 con più di 100.000, ma l'inverso, come accade in Europa. I centri di prima accoglienza in Europa servono solo per un mese, due al massimo, per le persone che arrivano, poi vengono inseriti in un sistema di inserimento. Per questo tante persone in Italia, nessuno vuole più restare. Dei profughi arrivati l'anno scorso, due terzi sono andati via. Di quelli arrivati l'altro anno, nel 2014, due terzi sono andati via. Ma per forza. Perché lo Stato, una volta che ti ha riconosciuto il permesso di soggiorno come richiedente asilo o con un'altra forma di protezione internazionale, se sei fortunato ti manda in uno SPRAR, ma siccome gli SPRAR hanno pochi posti, molto spesso finisce che ti abbandona. Ed ecco allora la situazione come quella di Roma, dove sono interi palazzi occupati con migliaia di persone, senza diritti, senza residenze, senza nulla, che diventano preda facile di chi li vuole sfruttare al lavoro nero o anche peggio. Questo succede in Italia. Allora cambiamole queste cose. I comuni possono giocare un ruolo fondamentale in questo. Il Comitato Verità e Giustizia per oggi si pare Sidos, proprio alla vigilia delle ultime elezioni, ha lanciato un appello ai comuni, sulla scia di quello che ha fatto il comune di Barcellona. Cioè, creiamo una rete di città solidali che chiedano un cambio radicale della politica italiana ed europea di accoglienza. Solo così il problema verrà risolto per tutti i profughi e in particolare per i minori, che sono sempre di più. E perché sono sempre di più? Perché le situazioni in quei paesi di guerra, di persecuzioni, di carestie, di fame, di disastri ambientali si stanno moltiplicando e le prime vittime sono appunto i ragazzi. Io mi occupo in particolare di Eritrea, perché ci sono tantissimi eritrei minorenni che scappano. Perché in Eritrea lo Stato ti ruba la vita da quando hai 17 anni fino a quando ne hai 50-60. Attraverso il cosiddetto servizio nazionale. Cioè un ragazzo di 17 anni viene arruolato nell'esercito, se va a scuola completa gli studi in un collegio militare e resta o militare o nel servizio nazionale fino a che vuole lo Stato. Molto spesso fino a 50-60 anni. Ecco perché scappano tanti ragazzi alla vigilia dei 17 anni. Per non finire in questo vortice che li annulla completamente. Questo sta accadendo, di questo dobbiamo parlare, questo dobbiamo sapere se vogliamo capire il problema e sulla base di questo impostare un nuovo sistema di accoglienza. Grazie. Bene, grazie Emilio, grazie per la tua preziosissima testimonianza.